Pronto? Ciao. Sono Gildicomi. Qui mi piace seguire i cittadini. Cosa dicono che fiamo questo Natale qua dei cristiani? Beh, io celebro strenua. Ante, celebri, mi vorrei fare una cosa celtico, un rito celtico, Fai un qualcosa, bel rito celtico, ma... che Esatto. puoi benissimo fare, Ma boh, però... comunque siamo sempre nella solita strada, mia idea, se troviamo nei sogni, che roba è, Va bene? vero? Sì, continua così che te la so. Va bene, grazie. Bravo, Ciao, 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 ciao. ciao, Marco. Sì, ci si incontra anche nel sognare. A proposito, visto che questo radioascoltatore mi ha accennato a questo e dovrò fare la rassegna stampa, vi ricordo una cosa, c'è un episodio, cioè, quello che chiamano Padre Pio, no? Si dice il miracolo è stato fatto perché quella donna che doveva essere operata, che aveva quel male, si è sognata di Padre Pio e il giorno dopo non ha più bisogno dell'operazione guarita. Beh, questa è una grandissima cazzata. Perché è una grandissima cazzata? Perché il nostro corpo, le nostre possibilità psichistiche, le nostre possibilità fisiologiche sono tali da compensare tante, tante, tante carenze. E se volete vi dico io un episodio di cui io non ho prove mediche, non ho niente, però io avevo una tachicardia fortissima e non sapevo cosa fare, avevo smesso anche di bere caffè, ero preoccupato, non sono mai andato ai medici perché non pensavo a un problema di andare dai medici e avevo dei problemi quando mi mettevo in meditazione, quando mi mettevo in concentrazione perché avevo il cuore che sembrava quasi scoppiare. Bene, io sono entrato in sogno, ho sognato un mio amico che fa anche lui il sognatore, che è Giorgio. Giorgio, dovrai diventare santo. E niente, sono entrato dentro il cuore, mi sono svegliato il giorno dopo e la mia tachicardia era sparita. Cioè, non c'era più. E poi gli ultimi rimasugli, diciamo così, che potevano essere considerati rimasugli, sono andati via un po' alla volta, poi si è completamente acchietato. Per cui a questo punto o facciamo santo Giorgio, è il mio amico sognatore, o qua c'è qualcosa che non va. Cioè, in effetti il corpo ha un sacco di cose con cui ripararsi, però specialmente nel sogno esiste la rappresentazione, cioè la rappresentazione non è altro che fatta che delle immagini, degli oggetti che noi pensiamo. Cioè, se io penso a una persona che mi vuole bene, penso, non so, a mia moglie, per cui nel sogno, sogno qualcosa di affetto, qualcosa che porta affetto, e lo sogno con l'immagine di mia moglie. Sogno qualcosa per fare le cose, sogno con l'immagine di mia figlia, con l'immagine di mio padre, di mio nonno. Se qualcuno si mette in ginocchio e prega per anni e anni a Madonna, quando lui, se un giorno, perché non avrà proprio niente, perché chiaramente ha rinunciato a se stesso, comunque si fissa talmente tanto l'attenzione che se gli succederà qualcosa lui vedrà Madonna. Però la descrizione è assolutamente irrilevante, cioè la descrizione, quello che descrivi è assolutamente irrilevante. Quello che è grave di tutta la faccenda è che effettivamente la donna ha delle risorse interne, cioè una capacità di sviluppo del proprio campo energetico in grado di riparare parecchie cose che ha dentro. Per cui è effettivamente una persona viva quella che è riuscita a fare questo. Non solo, ma avendo identificata col Pio, là, col Padre Pio, gli viene uccisa la sua capacità di autoguarigione. Cioè, dentro di noi abbiamo tantissime cose ancestrali, probabilmente abbiamo anche la capacità di farci ricrescere la coda, se mai avessimo la coda, che ha la lucertola, cioè il meccanismo che ha la lucertola di rifarsi e ricrescere la coda, dal punto di vista ancestrale probabilmente ce lo abbiamo dentro, soltanto che è talmente inutile, talmente una cosa che non ha senso, talmente perduta che non ormai è stato perduto come ricordo, però i geni, quelli che ogni tanto qualcuno scopre il gene d'aggressività, il gene di questo, il gene di quest'altro, ce li abbiamo dentro, per cui la potenzialità di far ricrescere questo ce l'abbiamo. Molto probabilmente, insomma, io adesso non voglio dirvi una cosa che non sono in grado di dimostrare, ma tutte queste cose, anche la ricrescita di continua dei denti, è probabilmente noi abbiamo dentro tutte queste cose, soltanto sono dei meccanismi che non usiamo, che sono atrofizzati, che non siamo in grado di mettere in azione, però probabilmente abbiamo tutto quanto dentro, cioè abbiamo la possibilità di rifar scattare queste molle. Chiaramente per far scattare queste molle occorre l'intento, occorre l'intenzione, occorre la forza, occorre anche che queste molle che vengono scattate siano
a portata del cervello esteriore o del cervello interno, cioè non siano talmente le sinapsi talmente distrutte o i collegamenti talmente bassi da non poter più accedervi. Probabilmente alcune persone è più facile che ciò succeda e altre persone è un po' più difficile. Vediamo. Pronto? Solito quello che ha telefonato prima, no? Comunque, proprio, ti dico proprio quello che ti dico, che il corpo è buono autoguarirsi da solo, riesce a fare tante cose. Io ci sono riuscito a fare tante cose. Posso dirlo, non è una balla, non è una balla, è una cosa che ho dentro sin dalla nascita. Va bene. Raro perché proprio No, no, ma esistono queste lo so. cose in ogni caso. Mi sono riuscito a farmi ricassare i capelli, praticamente che avevo perso un pochi qui davanti con la forza di volontà. No, Lo so che è una baia da ridere, ma è raro. no, Ti guarda, giuro. va bene. Grazie alla telefonata. Ciao. No, è vero queste cose qua. Il problema veramente grosso è che queste cose no, non le puoi usare. Cioè non si può dire a una persona fai questo e otterrai quell'altro. Queste cose si possono incontrare praticando la propria vita. Cioè, parlare di autoguarigione, se io facessi le trasmissioni di autoguarigione, sarei un idiota. Perché? Perché le persone questo lo devono incontrare in se stesse e nella propria strada. Non puoi metterle come il fine del tuo fare. Pronto? Gianpaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. E questo ultimo signore che ha parlato probabilmente è in sintonia con me, perché io posso dire di aver provato determinate cose elementari, sai, però ho riscontro positivo, concreto su quello che io ho ottenuto anche a livello fisico. Poi ti dirò una cosa, io ho pensato a una definizione mia personale, una definizione teologica per me è un'offesa all'esistente, a un filo d'erba, a una pianta, a un albero e a un uomo. Sono offese verso la ragione. Ti saluto, ti Ciao, ringrazio per lo grazie. spazio e ti auguro ogni bene indipendentemente dal Natale. E buone feste a te. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, altrettanto. ciao. Comunque, posso sottoscrivere tranquillamente quello che dice Giampaolo. Comunque, continuando ancora, vediamo un attimo. Pronto? Dimmi. Sì, niente, te stavo seguendo e volevo dire anche un attimo a mio. Volevo dire che, ad esempio, mi sostengo, insomma, diciamo, stavo in fase delle riflessioni, no? E mi è venuto in mente adesso, sentendovi un attimo per radio così, no? Dico che, allora, il male fisico che a, no, che a volte noi, che ne capita, inconsciamente, come che riusciamo a guarire le malattie, inconsciamente però a volte le secreiamo, perché cioè, nessuno vuole farsi, vuole che venga il male, questo siamo d'accordo, però inconsciamente un fatto inconscio, cioè come per, non lo so per quale stato d'animo, o per definire questo magari, o per una autopunizione, non lo so come. Però dico che il male in senso proprio generale, se si può definire cioè il male come malattia anche fisica, noi altri siamo noi altri che lo vogliamo, inconsciamente, ma mi sono convinto che noi siamo noi altri che determiniamo certe malattie, come che riusciamo in una certa misura a guarirle queste malattie. Che sia un qualcosa che consciamente desidereremo queste malattie, non lo so. Comunque, quello che dici tu ha delle prove sia in medicina sia in psicologia. Sì? Sì. E adesso comunque dirò due Va paroline. bene, Va ciao. bon? Ciao, grazie. Sì, chiariamoci una cosetta. Allora, l'individuo è un soggetto che affronta il mondo. Affrontando il mondo si predispone nell'affrontare il mondo. È chiaro che un virus mi arriva addosso, ma se il mio campo vitale è abbastanza forte, abbastanza preparato, il virus ha poca efficacia. Vediamo un attimino, scusate. Dopo vado avanti. Pronto? Dimmi.
l'ultima volta che telefono, sennò ho finito gli schemi. Sto attento. Comunque, quello che anche nello sciamanesimo si dice, no, che una malattia è psicosomatica, in tutti i sensi, eh. Mi te posso dire, perché ho letto lo sciamanesimo degli messicani, sì, e anche degli indiani, a parte che mi ne seguo mica roba lì. Comunque, anche Depp Chopra riporta queste cose, sì, comunque che fa medicina ayurvedica, no? Sì. E delle donne che in questo sistema sono riuscite a guarirsi del cancro, di molte malattie, anche come la leucemia. Beh, sono palle, perché sono riportate nel libro di Depp Chopra. Va bene. No, prendo proprio sempre con le pinze queste cose. No, vero, vero. Però qualsiasi religione vuol dire proprio che è proprio nell'essere umano, come dici te. Mm. Il nostro Dio che è dentro. Sì. Noi. Ma adesso comunque lo dirò per radio. Va bene. Che penso io, ok? Ciao Marco. Ciao. Allora, diremo una cosetta. L'essere umano è una persona, cioè è un soggetto della natura. Nella natura agiscono altri soggetti, ci sono virus, ci sono batteri e ci sono altre cose che intervengono sull'essere umano. Ed è uno scontro, una contraddizione continua. Allora, se il mio corpo vitale, se il mio corpo fisico è abbastanza vitale, è abbastanza a posto, il suo campo di energia è a posto, un attacco di un virus non è così distruttivo come su un campo vitale di una persona che è un po' distrutto. Però questo non toglie che il corpo dell'essere umano invecchia, si trasforma in continuazione e deve affrontare continuamente l'ambiente che gli circonda, l'ambiente in cui sta dentro. Cioè, se è inutile che io pensi di non prendermi la silicosi se vado a respirarmi tonnellate di toner. Se io mi metto nei polmoni tonnellate di toner, è chiaro che mi prendo la sidersilicosi. Questo non scappa fora. Per cui, se io non voglio prendermi la silicosi, non devo respirare il toner, non devo respirare le polveri, non devo andare in miniera. Se io vado in miniera o respiro il toner, chiaramente mi prendo la silicosi. Questo è logico. Il problema cambia leggermente quando esistono tutte le predisposizioni soggettive, cioè quando io ho delle malattie cui io mi sono predisposto per prenderle. Chiaramente, se io vado al freddo tutti i giorni, mi prenderò il raffreddore più facilmente che se no non vado al freddo. Però se ho un buon campo energetico, il raffreddore sarà meno forte, oppure non lo prenderò addirittura. Vediamo ancora. Pronto? Sì? Ciao. Claudio, sì, ciao. Sono io, Mario, saluto anche tutti quelli che sono in ascolto. Grazie. Io ero partito in ascolto e avevo messo la radio, ti ascoltavo volentieri, era dalle 2 che sono sintonizzato in questa radio. E così facevo i miei lavori, facevo una riflessione su quello quanto hanno appena detto sul male che ci procuriamo noi, no? Perché come possiamo guarire, possiamo anche ammalarci. Certo. Io ero là tranquillo nel pollaio, tutto sporco, che accudivo le mie bestie, però ero contento, ero felice. Certo. L'ultima cosa che avrei desiderato è essere stato interrotto a... Ascoltavo la radio e facevo le cose così, e accudavo le mie bestie, certo, diciamo, no? Per pulirle, per farle. È arrivato un amico... insomma, lo mandi via. Io ho dovuto, un amico conoscente, poco più, ho dovuto abbandonarlo, darmi una pulitina e andare dentro, chiudere la radio, interrompere tutto. Beh, io ho piacere che vengano a trovarmi, però quell'essere stato interrotto mi ha un po' disturbato. Così, non vedevo l'ora che questo amico andasse via per poter ritornare a finire, fare questi lavori, ascoltare il filo della radio, ascoltare i fili dei discorsi, le mie cose, diciamo, e anche la mia libertà. E io credo, e quando ho sentito questo che parlava così, no, che noi ci ammaliamo, io credo che noi, se sappiamo cogliere questi fili, no, io la dimensione nostra nello star bene o nel star male, ce la creiamo noi. Io sto bene quando sono al naturale, così, quando sono sporco, che porto fuori gli escrementi dei miei animali, pulisco, vedo i miei cani che mi
sembra che mi ringrazino perché hanno mangiato bene, non lo so, perché sì. Addirittura c'è uno che ho un cagnolino, no, tra i tre che ho, che gioca, mi sembra che mi voglia dare dei spintoni, no, mi viene dietro. Per me è una gioia, insomma, mi viene a mancare, non trovo questa dimensione con gli esseri umani. Se penso davanti a tutte le chiese domani la gente che si fa gli auguri, si stringe la mano questa notte, salutate quello che avete in fianco, si stringono la mano e poi magari se lo tirano nel culo, poi passato, scusate la parola, passato San Stefano, se lo tirano bene nel culo dopo che si hanno stretto la mano, quanta idiozia. Sì, sì. Dovremmo essere un po' più genuini, io credo, e forse senza soffrire, senza avere quello che provavo io quando dicevo adesso magari se ne va e vado nel pollaio, ritorno nel pollaio perché dopo viene scuro e devo finire quel lavoro. E non è che mi pesa quel lavoro, lo faccio volentieri, mi piace, mi trovo bene, insomma. Non mi interessa se non ho soldi in tasca oppure se questa sera mangio un caco perché non ho voglia di mangiare altro niente. Un caco è già, forse di sera è sbagliato. Domani mangerò due cachi. No, domani io lo faccio sempre a Natale. Sì, Natale, sì. Quando tutti si... Io mi hanno regalato un panettone, l'ho regalato a sua volta via. Non voglio niente di quella roba là in casa, perché è un consumismo. Io domani per pranzo due cachi e una mela. Proprio lo faccio tutti i Natali, tutti si riempiono. Io in questi giorni sono in dieta, ma proprio prima delle feste. Mangerò qualcosa dopo le feste. Si chiama rito questo, eh? Si chiama? Questo è un rito. Ma guarda che l'ho inventato io, non l'ho letto da nessuna parte. Giusto, questo è un rito che hai costruito te per quello che tu fai che ti fa star bene. Io ripudio queste feste, mi danno una tristezza perché sento tutta la falsità della gente, la sento proprio in questi giorni, la sento. La palpo, è palpabile, la gente è falsa in questi giorni qua, non è, si sforza di fare quello che fa, perché è Natale, no? La trovo una cretinaggine, una stupidità, non vedo l'ora che venga l'Epifania, che passano queste merde di feste e che ritorniamo ad essere un pochino di più quello che veramente siamo, no? Perché vedo le persone feroci, bestiali, che sono più cattive. Io preferirei i fascisti di una volta che mi spaccano i denti di questa gente molto più falsa ma più leggermente, hai capito come? Sì, è più sottile. Io la trovo una violenza, ecco. La violenza che è impalpabile perché non posso difendermi. Certo. Perché è falsa, hai capito come? Sì. Col sorriso, con la stretta di mano, col finto calore, e sembra che ti danno, anche se ti danno un milione, ma che cazzo me ne faccio dei soldi? Io voglio una cosa sincera, mi fa schifo, insomma. Non accetto questa società di merda, proprio non vedo ora, ma io penso che non cambierà mai. Comunque io sono un po' ribelle, sono così, l'ho inventato io questo. Io domani mangio pochissimo, proprio lo stretto necessario per poter stare in piedi. Insomma, non esagerare. E magari mi piace vedere il cagnolino che mi ringrazia quasi perché sono a casa con lui, perché lo faccio giocare, perché gli do da mangiare, perché ci scherzo anche assieme. Persino le galline trovo che sono un po'... che dicono che sono ignoranti, è vero, ma quando vado dentro col pane bagnato, là, col grano turco spezzato, no, che do alle galline, mi saltano addosso, mi vengono nella pentola. Guarda che quando uno scopre l'intelligenza nelle galline ha trovato molto potere, Ah sì? Ci vuole, sì. Riconoscere l'intelligenza nelle galline bisogna avere molto potere. Molto, molto. Porca miseria, io pensavo di essere un cretino perché gli dico, ma molto se dicono potere. Che sono stupide e queste mi vengono, sembra che mi ringrazino. Quando tu fai questo vuol dire avere molto, ma molto potere. Va bene, ti non vado ad ascoltare nel pollaio. Grazie. Ciao. Sì. Riconoscere noi stessi in ciò che abbiamo davanti, nel più piccolo che abbiamo, non nel più piccolo come persona, nel più piccolo come essere vivente, essere della natura, significa avere il potere di noi stessi, perché se noi troviamo l'intelligenza nella gallina vuol dire che esaltiamo la nostra intelligenza, Non pensate che sia contrario. Pronto? Sì, Gian Paolo. Ciao Gian Paolo. Ciao Claudio, scusa se intervengo per la seconda volta, volevo salutare Mario e dirti che sono vicinissimo a quello che lui dice, anzi proprio all'unisono.
Ti saluto, ciao. Ciao, ciao. Sappiamo come Gianpaolo sente il mondo, no? Ormai lo abbiamo conosciuto, straconosciuto, sentito e strasentito. È in effetti una cosa che colpisce molto la sua sensibilità. Sì, quello che si fa in certe occasioni e si mantiene la scadenza, il nostro amico qua mangiare poco a Natale e Capodanno è un rito, perché significa impegnare la propria attenzione, significa impegnare il proprio intento, significa avere l'intenzione di fare quello perché quello è importante. E quello nel paganesimo si chiamano riti. Pronto? Dimmi. Sono Giuseppe. Dimmi Giuseppe. Ciao, come stai? Io bene. Sai, pensavo adesso che sentivo tutto sto discorso auguri, 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 no? Sei alto con la radio? Aspetta. Dimmi. E pensavo, ma deve essere stato da sempre questo fatto di festeggiare questo periodo qua. Sì, sei sì. Ricordato del solstizio di inverno? Sì. Mi sono ricordato anche del Sole Invicto, mi sono ricordato dei Saturnali. Ma la gente se l'ha dimenticata. Le Strenua, io per esempio ho detto che festeggio Strenua, no? Mm-hmm. E infatti in questo periodo, in Roma molto antica, ancora in Roma repubblicana, si regalavano delle bamboline augurali. Ed erano delle Strenue, perché Strenua era la dea della salute, della felicità sabina, dei Sabini. Cui è antichissimo questo periodo, nelle nostre zone, qui in Italia, in Etruria. Sì, sì, ma nel Mediterraneo, centrando nel Mediterraneo, si festeggiava il fatto che la natura risorge dopo dice? Più che risorge la natura, è il sole che allunga i giorni. Già. E il riposo, perché ormai il lavoro dei campi è finito, la grande fatica è finita, c'è freddo, sta bene vicino al fuoco, capito? Questo è la festa. Quella è la festa che è la paura, almeno si potrebbe pensare che all'inizio la paura era che il sole non tornasse più su, no? Esatto. Era quando che i sapienti che decretavano il momento che il sole cominciava al suo corso, a risalire, allora era festa, no? Certo. Quella era la festa. Sì. E dopo a noi invece ci hanno abituati a delegare tutto, no? Sì. E quello che fa il miracolo, che fa iniziare a venire sul sole. Prima era uno che studiava il corso del sole, domani inizia, c'è il novilunio, c'è il sole, inizia la sua. Dopo l'hanno girata in un modo che è stato lui, è lui che fa risalire il sole, hai capito? Sì. È diventato un'autorità, no? Sì. Comunque va bene così. C'è motivo di far festa, sì, perché il sole torna a fare il suo corso. Sì. C'è da milioni e milioni di anni. Ricomincia, certo. Certo. E poi non c'è lavoro da fare, no? Già. C'è il tempo per fare. Già. Comunque tutti gli auguri in genere sono solo cose, come dicono, scongiuri più che altro, no? Sì. Sono scongiuri, sono cose. Vabbè, ma gli auguri vanno fatti perché è una predisposizione di senso, solo che non bisogna farli soltanto il 25 dicembre o il primo giorno, ma che scusa, tutto l'anno, insomma. Sì, io lo sentirei più, come diceva l'amico prima, più legato alla natura la cosa. Sì, alla vita, certo. Già, alla vita in genere, no. Noi siamo natura e siamo legati alla vita. Certo, siamo legati alla vita. Stammi bene! Anche te, sai. Ciao! E tanti auguri! Anche a te! Buon solstizio! Grazie. A tutti! Ciao a tutti. Sì. Ah, un'altra cosa, lo dicevo. Forse gli arabi sono più perfetti di noi da quel lato là. Hanno iniziato, calcolando il novilunio, l'anno è iniziato già da 3-4 giorni. Da Ramadan, sì. Ciao! Ciao. Sì, ci sono molte, molte feste che cominciano con la luna piena d'inverno. Scusate un attimo solo, vi do 2 secondi di musica e dopo ritorno. Scusate un attimo, in questo momento è arrivato Mario, io non sapevo che Mario arrivasse così puntualmente, vi lascio e chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo.
vi do appuntamento per le ore 19, la seconda parte. Finiremo anche là, Giusinazzo dell'infamia umana, la seconda parte. Grazie per aver ascoltato. Grazie per quelli che hanno voluto contribuire, gli amici che sono venuti qua per contribuire e aiutarmi col fotocopiatore. Vi ricordo che adesso vado a stampare, spero di stampare una decina di copie del Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano, che è l'ultimo lavoro che ho fatto. E chi mi comprerà quello, chi mi pagherà le fotocopie più che altro, perché non è neanche una, non è neanche vendere un libro, è solo un contributo, lo ringrazio anticipatamente. Grazie per avermi ascoltato e appuntamento alle ore 19, vi lascio con Mario che è arrivato, io neanche lo pensavo. Grazie a tutti, ciao e a risentirci.